Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un mio nuovo video. Allora, oggi video acquisti nails. Prima di iniziare però mi raccomando, mettete like al video, iscrivetevi e soprattutto seguitemi sui miei social nails, sul mio Instagram mondo-nails81 e sul mio TikTok mondo-nails. Allora, cominciamo subito. Sono degli acquistini Bot Pretty, l'azienda con cui collaboro e che mi sta piacendo tantissimo. Mi ha inviato per il mio compleanno una gift card da 20 euro e quindi ho potuto fare degli acquisti gratis fino a 20 euro in poche parole e quindi ho scelto un po' di cosine e adesso quindi mi vi faccio vedere. Innanzitutto ringrazio Bon Pritti, grazie, grazie, grazie e niente, e ho acquistato queste cosine qui. Allora, ve le metto tutte qui e poi ne vediamo una alla volta. Allora, delle cosine già l'ho aperte perché proprio è arrivato proprio ieri e stavo facendo le unghiette di mia figlia, però come vi ho fatto vedere anche qualche altra volta negli altri video, gli smaltini, le boccettine essendo di vetro, le impacchetta Botlitti proprio benissimo, le impacchetta proprio dentro questo polistirolo, diciamo come viene chiamato, bello scocciato in modo da non potersi assolutamente rompere. Io però l'avevo già aperto perché sapevo, perché stavo appunto facendo le unghiette di mia figlia e quindi cominciamo subito da questo. E mi ero acquistata il colore bianco perché in realtà io avevo il colore bianco di Passioni Unghie. Avvicino un pochettino la telecamera. Avevo il colore bianco di Passioni Unghie, ma era molto 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 pastoso, era un bel bianco ma molto pastoso, quindi voi sapete che il bianco è già difficile da stendere e poi insomma risulta anche bruttino da vedere e quindi se non steso bene. E quindi ho voluto provare questo perché io in generale con i colori Bot Pretty mi ci trovo benissimo perché hanno proprio una bellissima consistenza, autolivellanti, diciamo con un'ottima stesura, ecco. Vi faccio vedere subito le unghiette di mia figlia e poi vi faccio vedere anche appunto, vi faccio vedere mentre stendo appunto questo colore. Vieni Alice, fai vedere le tue mani. Guardate un po' questo bianco fantastico. Stupendo, stupendo, stupendo. Guardate, bello veramente. E comunque sia, ok, grazie. Facciamo anche vedere le unghie di Chiara. Le unghie di Chiara che però non sono colori di Bot Pretty, fai vedere anche le manine, ok? Eccole qui, abbiamo messo un bel giallo, eccolo qua. E va bene, quindi continuiamo con quello che stiamo facendo. E quindi niente, avevo preso questo bianco, è arrivato e ho detto no, adesso lo uso assolutamente. E quindi ve lo faccio vedere steso qui. Ve lo faccio vedere anche steso sulla tip trasparente perché è un bel bianco con un'ottima pigmentazione e guardate come si stende bene, nonostante che è appunto ultra pigmentato. Io sul bianco ci ho fatto due passate, ad Alice, a mia figlia, però ieri però già con una passata, guardate che ottima coprenza. E guardate come si autolivella. Voi lo sapete, chi usa il bianco sa che il bianco è particolare, 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 perché invece guardate qua, perché lascia tutte striature, insomma, difficile da stendere. E invece guardate qua che meraviglia, subito autolivellato, un bel bianco gesso, fantastico. Beh, magari lo mettiamo anche a confronto lo andiamo a polimerizzare questo qui. Lo mettiamo a confronto casomai con l'altro bianco, scusate lo sto prendendo, di Passioni Unghie e vi faccio vedere che è comunque sia un bel bianco gesso anche questo, non è che, come posso dire, non si stende bene e magari uno può dire vabbè, però magari non è il bianco bianco, invece no, è proprio bianco bianco. Ecco qua, questo era quello di Passioni Unghie e vedete che, e non so se si capisce,
si vedevano anche delle, oddio, non sono in telecamera, e ci sono anche delle striature, nonostante che l'ho steso sulla tip, dove la tip ha un'ottima, come posso dire, la struttura della tip è super levigata. Nonostante tutto, guardate, si facevano delle striature, invece qui no, ma il bianco è lo stesso, un bianco fantastico. E quindi niente, ottimo, ottimo acquisto, ottimo Borpritti. E quindi niente, questo è il bianco. Non ci faccio un'altra passata perché è super coprente lo stesso. E un'altra cosa che ho scelto sempre da Borpritti è questo top. E vediamo se lo riesco a, non mi ricordo bene qual era. Comunque vi lascio i link. Allora, vi lascio tutti i link di queste cose che ho acquistato giù nell'info box. Ma giù nell'info box vi lascio anche il mio link affiliato e il mio codice sconto MONDO10. Che appunto vi dà la possibilità di acquistare con il 10% di sconto anche su prodotti già scontati. Adesso su Borpritti ci sono degli sconti fantastici, quindi andate a vedere. Oltretutto, i prezzi di questi prodottini sono tutti super ottimi, quindi perché non andare a farci un giro? E niente, e quindi c'erano questi top glitterati. Io non ne ho nessuno, ho sempre utilizzato i glitter e poi ho messo sopra il top. E quindi guardate come stanno ben impacchettati. Comunque, questo non l'avevo scartato per niente perché tanto sapevo di non volerlo utilizzare, volevo comunque sia spacchettare insieme a voi. E non ricordo che tipo di top glitterato ho preso, quindi vediamo se è possibile farlo sul bianco. Se no, adesso prendiamo un'altra tip, lo facciamo su un'altra tip. Lo mescoliamo un attimo, perché appunto avendo il glitter lo mescoliamo. E il top in questione è questo. Bellissimo! Sì, lo mettiamo proprio, è fantastico. Non mi ricordavo che avevo preso questo, è fantastico, e quindi lo andiamo a stendere su questo. E ecco, è un top con questi flakes dorati, fantastico, meraviglioso, una meraviglia. No, io guardate, come non si può fare un giro su Borpritti? No, veramente, ha delle cose veramente fantastiche. Bellissime, guardate qui. Ma che meraviglia. Non sto molto nell'inquadratura. Fantastico, belli, belli, belli. Non mi ricordo se questo è con dispersione oppure no, adesso lo andiamo a vedere quando si polimerizza. Allora, nello specifico il bianco è questo qui, il BP05. Eccolo qui, il BP05, non so se voi lo riuscite a vedere. E invece il top coat è il glitter top coat GT P02, eccolo qui. Comunque io vi ripeto, vi lascio il link giù nell'info box. In ogni caso, poi non so perché avevo acquistato questo, visto che avevo acquistato il bianco, però no, non è che non so perché, ho acquistato anche un painting bianco, perché io in realtà il mio painting bianco in realtà non mi piace molto. Non è che mi piace più di tanto, e comunque stava finendo, e quindi ho detto adesso lo riprendo. In realtà poi ho acquistato degli altri painting gel, e quindi va bene. E quei 5-4 painting gel che vi ho fatto vedere tempo fa, vabbè, qui è chiuso. Non so se aprirlo in realtà, perché come vi ripeto, adesso ho comprato l'altro, però vabbè, non ha senso tenerlo chiuso, dai, lo apriamo. E vabbè, è sempre un bianco. Ve lo faccio soltanto vedere. Vabbè, un bianco, un painting, comunque sia in boccetta, è sempre utile. Eccolo qui, è sempre utile perché utile per quando si fanno dei decori, delle cosine, insomma, ecco, un conto quando si fanno delle linee. Io avevo acquistati questi qui, adesso vi faccio vedere. Adesso li riprendo e vi faccio vedere. Io ho acquistato qui, avevo acquistato questi della Vida Rosa, sempre su Amazon, e mi piaceva tantissimo perché aveva già il pennellino incorporato. Ci ho fatto la French a mia figlia, le unghie vi ho fatto vedere prima, e mi ci sono trovata benissimo. Però quando si devono fare dei decori più particolari, insomma, va bene così. E
E quindi niente, ho acquistato anche questo painting bianco, quindi niente, questo ce l'abbiamo qui, togliamo la scatolina, non ci interessa. Dopodiché ho acquistato un altro pennello per acrygel. In realtà i pennelli Ball Pretty a me piacciono moltissimo, io li trovo ottimi. E quindi ho detto adesso prendo anche questo per acrygel. Adesso non volevo rompere la busta, magari però la rompo, tanto non la riutilizzerò. Ecco qui, vi ripeto, vi lascio tutti i link giù nell'info box. E ritengo che i pennellini e appunto Ball Pretty sono ottimi. Intanto i pack sono bellissimi. Qui non c'è scritto Ball Pretty, però nell'altro, aspetta, adesso ve lo faccio vedere. In questo qui c'era scritto, guardate che era bello, questo qui, questo pennellino liner che ha una punta liner veramente sottilissima, bellissimo. Quindi ho detto ok. Poi c'era quest'altro molto semplice che però è stato, l'ho trovato ottimo anche questo qui. E quindi ho detto prendiamo anche quello per l'acrygel, dove da un lato c'è la spatolina e dall'altro lato ci sono appunto, c'è il pennello per acrygel, eccolo qui. E niente, adesso questo qui si deve pulire perché è appunto incollato dalla colla che di solito viene messa per i pennellini nuovi, e quindi ok. E poi tutte le volte che andavo su Ball Pretty mi guardavo gli sticker, ho detto dai, ne voglio prendere qualcuno. Questi sono proprio sticker, non sono water decal, quindi meglio ancora. E vediamo un pochettino. Quindi niente, vanno applicati sull'unghia normalmente, poi vengono viene passato la... È solo un fogliettino di sticker, ok, ma veniva proprio poco 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 poco. E sono tutti questi sticker che riguardano appunto love, tutte queste cosettine qui, love you, cuoricini, eccetera eccetera. Sono bellissime però per San Valentino. Mi è piaciuto acquistarli, insomma, ecco. E quindi ho preso anche questi qui. E niente, questi sono stati i miei acquisti da Ball Pretty per il mio compleanno. Ecco il qui è venuta Chiara per vedere. Questi sono stati i miei acquistini per il mio compleanno. Vediamo, no, il top dovrebbe essere con dispersione. No, 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 è senza dispersione. Adesso me lo sono passata sulla pelle. Quindi il top è senza dispersione, meglio ancora, mi piace ancora di più. E guardate che meraviglia, questo top con i flakes. Nail art già super completata con un secondo. Wow. Diciamo soltanto wow. E niente, questi sono stati i miei acquistini. Spero che vi sono piaciuti. Vi ricordo, seguitemi sui miei social, Instagram e Nails. Ve li lascio qui sulla i, ve li lascio nell'info box, ve li lascio nel primo commento. Ma soprattutto andate a fare un giro su Ball Pretty e se volete acquistate con il mio codice sconto MONDO10. Se volete acquistare direttamente sul mio link affiliato anche ve lo metto giù nell'info box, nel primo commento, eccetera eccetera. E niente, questi sono stati i miei acquistini e niente, noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!